La scuola di Copenaghen, il principio di indeterminazione di Heisenberg, le intuizioni di De Broglie, l'equazione di Schrödinger, l'entanglement, hanno liberato l'uomo dai vincoli della causalità lineare e prevedibile, del determinismo biologico e sociale e dal fatalismo pessimistico di monodiana memoria. Jacques Monod sosteneva l'idea dell'uomo come uno zingaro che suona ai margini di un universo indifferente alle sue azioni, sia esse eroiche o criminose. Per consentirgli, come scrive il professor Gioacchino Pagliaro nel suo splendido libro Intenzionalità di guarigione, di sentirsi al contrario protagonista, direi demiurgo della propria vita e inscindibilmente legato alla dimensione subatomica dell'energia informazione soggetta alla realtà macroscopica. Se a livello biologico l'apnei, psico, neuro, endocrino, immunologia, 70 anni fa già aveva riconosciuto il ruolo della mente, del pensiero e del suo programma mentale come direttamente implicati in ogni processo normale e patologico dell'organismo, la meccanica quantistica, grazie ad Erwin Schrödinger, dimostrava che la vita è sostenuta da principi quanto meccanici, e che quindi una nuova visione della biologia non poteva non tenere in considerazione i principi quantistici. Nonostante ciò, il nuovo paradigma fatica a fare breccia nella cotennosa ignoranza, o meglio, nella visione pregiudiziale dei talebani della scienza, i quali, condizionati da un insegnamento accademico materialista e sclerotizzante, hanno finito per programmare il nostro cervello, i nostri circuiti sensoriali, la nostra stessa capacità cognitiva a funzionare in modo omologato e conforme ad essa. A questo proposito, Pagliaro, con una punta di genialità, suggerisce di esaminare a titolo d'esempio la percezione del movimento. L'uomo percepisce il movimento fisico quando l'organismo si sposta e quando parti di esso si muovono, e riconosce l'immobilità quando l'organismo resta fermo, ma nello stato ordinario della propria consapevolezza non ha percezione delle vibrazioni e delle risonanze che produce. Esattamente come non ha alcuna coscienza della velocità vertiginosa della Terra, 1670 km orari, mentre ruota intorno al proprio asse, o a quella ancor più sbalorditiva, 107.210 km orari, mentre orbita intorno al Sole. E non percepiamo neppure il ronzio della Terra nel suo cammino di rotazione, figuriamoci se siamo in grado di percepire il rumore. Attenzione però, la verità è un prisma dalle molte facce. Dal punto di vista della coscienza dell'ego, l'uomo è davvero una macchina prevedibile e manipolabile, un robot in un mondo di macchine, governato da macchine secondo i principi della paura, del piacere e del potere. È un mondo il nostro dove amore, compassione, solidarietà, fratellanza, abbondanza per tutti, libertà, sono spesso concetti svuotati del loro significato e soprattutto quasi mai praticati. Certo, è un mondo dove il progresso tecnologico la fa da padrone, ma poco e niente è stato fatto e si sta facendo per condurre l'uomo a una crescita spirituale, a un'evoluzione interiore quale invece sarebbe auspicabile da mettere in pratica. Sicuramente ci sono e ci sono state le eccezioni, grandi uomini, grandi artisti, grandi benefattori dell'umanità, che hanno dimostrato che le infinite potenzialità dell'uomo non sono frutto della casualità, ma che potrebbero realizzarsi in tutti, se solo abbandonassimo l'ego per andare ad abbracciare il Maestro, lo Spirito che dimora in ciascuno di noi. Ecco,
Basterebbe, con animo scevro da pregiudizi, ascoltare il libero pensiero di coloro che, sempre più numerosi, desiderano affrancarsi dai ceppi del vecchio paradigma e diffondere i risultati sempre più clamorosi degli sperimentatori quantistici. Proprio questi ultimi hanno dimostrato che in quello che era ritenuto il vuoto esiste un campo quantico di energia potenziale, di ciò che si vede e non si vede, di ciò che è stato, è e sarà. Tutto, compresi noi esseri umani, siamo immersi in questo campo, in modo tale che grazie ad esso ogni minima parte del cosmo, qualunque cosa sia, è istantaneamente in contatto con tutto. Naturalmente tutto ciò determina un capovolgimento totale della percezione della realtà e dell'universo. Il fenomeno della non località è uno dei capisaldi della fisica quantistica. L'apparecchio televisivo è locale, giacché come oggetto è posato sul tavolo. Le frequenze con le quali è sintonizzabile sono non locali, in quanto non posso dire che sono qui o lì, ma sono ovunque intorno a me. Sono in ogni caso nel campo quantico, non locale, come me e il mio televisore. Tutto è collegato, unito in e da questo campo di energia. Siamo intimamente correlati a ogni cosa e a ogni essere vivente nell'universo, come lo eravamo al momento del grande botto, addensati in un minuscolo punto di energia. La separazione è un'illusione, un errore di prospettiva. La realtà fondamentale del cosmo è che noi siamo tutti connessi all'energia virtuale di questo campo. Tutto è uno. Se tutto è uno, dove sono lo spazio e il tempo? Io, tu e gli altri? Da nessuna parte, se tutto è uno. Tutto è energia vibrante. Abbiamo l'universo, il mondo, le persone. Dentro il loro corpo ci sono gli organi. Ancora più al loro interno incontriamo le cellule, poi le molecole, gli atomi, gli elettroni, il nucleo con i protoni, i neutroni, i quarks. Ed energia, un oceano di energia. Osserviamo l'atomo e scopriamo che la materia di un atomo ha la dimensione di un granello di sabbia in un campo di calcio. Tutto il resto che cos'è? Quanti di energia? E tutto è campo di pura energia.